direttore, e le chiedo, insomma, la sua nomina è stata praticamente immediata, no? Cioè alla fine comunque del campionato, perché ci sono voluti parecchi giorni prima di dire sì al Verona e comunque di poter lavorare per lei? Intanto ringrazio il Presidente per le belle parole che ha speso nei miei confronti. Mi sembra doveroso come primo atto salutare il mio predecessore, che ha fatto 6 anni straordinari qui, e quindi lo ringrazio per l'ottimo lavoro che poi ha fatto e mi ha lasciato in eredità. Quindi parto con una base, con un'ottima base. Il tempo che ho dovuto, insomma, che mi ha diviso dall'arrivo rispetto all'offerta e alla proposta che mi ha fatto l'Hellas, è soltanto dovuto a un particolare rapporto con il mio precedente presidente, che comunque ringrazio nonostante le difficoltà, perché ha rappresentato nella mia carriera una figura molto importante, e quindi soltanto delle motivazioni, dico sentimentali più che altro, perché c'era il tentativo di convincermi a proseguire per qualche anno ancora la mia avventura a Brescia, e quindi questo è il motivo. Direttore, qui c'è una filosofia abbastanza radicata, no? Lei ha ricordato Toni D'Amico, cioè partenze a razzo, grande pancia a terra, grande lavoro, grande battaglia, uomo contro uomo, sfruttare chiaramente il pubblico, tant'è che l'anno scorso si era sbagliato a guida tecnica e si è rimediato subito proprio per un discorso probabilmente anche di non rapidità, non di voglia. Il nuovo Verona di Cioffi e di Marrocco proseguirà su questo solco o ci sarà un cambiamento? Grazie. Hanno i miei predecessori, parlo di direttore di direzione tecnica, direzione sportiva e staff tecnico, hanno sicuramente dato un'identità all'Hellas Verona che è risultato un avversario fastidioso per tutti nel campionato italiano. Quindi quando abbiamo ragionato col presidente, una delle cose che abbiamo condiviso è quella di mantenere quell'identità. L'identità di un calcio aggressivo, di un calcio propositivo, chiaramente nel rispetto poi delle caratteristiche delle nuove persone che vanno a comporre lo staff tecnico dell'Hellas Verona, non tanto nella figura del direttore sportivo che è facilmente adattabile, quanto nella personalità e nelle caratteristiche del mister Cioffi, che sicuramente farà il suo calcio, non il calcio di Juric, non il calcio di Tudor, ma il suo calcio, ma le linee guida saranno quelle che da Juric in poi, insieme a Toni D'Amico, al presidente Setti, hanno contraddistinto dei campionati straordinari per l'Hellas Verona. Gianluca Vighini, Telenuovo. Allora, solitamente abbiamo bisogno di un po' di concretezza qui a Verona, quindi non ci giro tanto intorno. Chi resta e chi va. I top player vanno via tutti, perché in questo momento stiamo leggendo tutto il contrario di tutto, raccogliamo anche un sacco di notizie in tutti i sensi. Quindi Barak, Simeone, Caprari, Cancellieri, chi resta e chi va. Allora, intanto il fatto che stiate leggendo tante notizie significa che ci sono tanti giocatori bravi, perché tutti quelli che lei ha nominato, e ne aggiungerei anche degli altri, sono tutti giocatori attenzionati. Se io fossi venuto per segnare un'epoca di dismissione, non sarei venuto. Non è questo che ha chiesto il Presidente. Il Presidente ha chiesto soltanto di mantenere l'Hellas Verona in equilibrio finanziario, ma di continuare a provare a rimanere nella parte sinistra della classifica, dando però una priorità. La salvezza dell'Hellas Verona è l'obiettivo principale. In un anno in cui vengono cambiati direttore sportivo, direttore, allenatore, poi aggiungerete e scoprirete anche altre figure importanti del club che sono state cambiate, abbiamo qui la detto stampa, cambierà il medico, quindi in un'annata in cui ci sono dei cambi così importanti bisognerà volare bassi, essere molto concreti, come dice lei, e puntare all'obiettivo minimo che è la salvezza, per poi lavorare sulla valorizzazione dei giovani, sul sempre migliorare comunque la classifica. Poi chi resta chi va non ho risposto, ha ragione. Quindi prima che me lo dica lei, l'obiettivo è quello da direttore sportivo arrivano dei giocatori che raggiungono un apice che poi difficilmente possono mantenere, e magari arriva il momento migliore, il momento topico per ottimizzare la cessione.
e anche per soddisfare il loro ego, la loro giusta ambizione. E a questo punto direi che sono arrivati 2-3 giocatori, non di più, perché lei ha citato Cancellieri, ma Cancellieri credo che sia un fiore che sta sbocciando. E quindi bisognerà capire quali opportunità di mercato dovremmo cogliere per raggiungere l'obiettivo finanziario. Dopodiché i giocatori dell'Hellas Verona non sono né in svendita ma né in vendita a prescindere, e l'obiettivo sarà quello di continuare a mettere come primo obiettivo quello di fare una squadra forte perché raggiunga l'obiettivo della salvezza. Dopodiché il mercato crea delle occasioni che magari vendi un top e compri un altro top, quindi non andremo avanti di giorno in giorno a capire quale strada intraprendere, ma con quegli obiettivi che ho citato prima.